Avete acquistato il vostro primo telescopio manuale, ma non sapete come riuscire ad utilizzarlo al meglio e poterlo intanto, prima di tutto, allineare correttamente al polo per poter fare osservazione. In questo video vi faccio vedere in un modo semplice e chiaro come fare l'allineamento polare con montature equatoriali manuali. Questo breve tutorial vi aiuterà per fare l'allineamento polare delle montature equatoriali senza cannocchiale polare, montature manuali. È valido questo tutorial per montature ad esempio EQ1 ed EQ2. Se avete già montato il vostro telescopio e allineato il cercatore al vostro tubo, potrete farlo anche puntando oggetti terrestri per aiutarvi, dovrete semplicemente intanto posizionarlo in posizione di partenza, quindi con i movimenti di declinazione e di ascensione retta che vi permettano di tenerlo dritto più o meno in questo modo. L'allineamento polare che vi farò vedere oggi è un allineamento polare approssimativo che vi permetterà in un modo semplice e veloce di poter fare osservazioni con il vostro nuovo telescopio. Prima di tutto si parte allineando correttamente in bolla il treppiede. Questa zona dovrà essere correttamente allineata rispetto al terreno ed essere quindi pari, livellata, in modo da poter poi passare successivamente ad un corretto allineamento della parte di montatura. Prima di tutto dovrete essere capaci di capire dove si trova la stella polare. Potrete aiutarvi con software per computer, app gratuite per cellulari, ma questa è una di quelle cose importanti che dovrete imparare prima di utilizzare per la prima volta il vostro telescopio. Dovrete allineare quindi uno dei treppiedi verso la stella polare. Potete aiutarvi con, ad esempio in questa versione c'è una fessura fra il piede che vi permetterà di poter far entrare la stella esattamente qui al centro, ma grossolanamente sarà sufficiente per permettervi poi di fare osservazione. Una volta allineato il treppiede al polo, dovrete sbloccare la frizione di azimuth. Questo è una frizione che troverete qui sotto e che vi permetterà di muovere in questo modo la montatura, e la montatura dovrà essere esattamente allineata al vostro piede orientato a nord. Fatto questo, dovrete chiudere, bloccare la frizione in azimuth. In questo modo avrete allineato al polo per il momento il treppiede e la vostra parte di montatura. Fatto questo, vi servirà allineare anche il tubo all'immaginaria asse polare che si troverebbe qui nella montatura se ci fosse un cannocchiale polare. Per fare questo dovrete liberare la frizione di declinazione. Il movimento di declinazione, trovate la frizione qui dietro, è quello che vi permette di muovere il vostro telescopio in questo modo. Troverete una scala graduata fissa che non si muove e una freccia metallica qui dietro che dovrete posizionare su 90 gradi. Una volta posizionata la freccia su questa scala graduata a 90 gradi, avrete perfettamente orientato anche il tubo rispetto all'asse polare della montatura e al treppiede. Quello che voi avrete ottenuto fino a qui sarà di avere un asse di allineamento comune fra l'asse polare e l'orientamento di questo tubo. Fatto questo, dovrete centrare la stella polare nel cercatore del vostro telescopio. Per raggiungere questo obiettivo dovrete muovere i due movimenti inferiori della montatura, quello di azimuth che andrete a riaprire e anche quello di altezza. Vedete, in questo modo il telescopio si alza e si abbassa, mentre liberando la frizione in azimuth potrete farlo ruotare. Con questi due movimenti dovrete centrare perfettamente la stella polare all'interno del cercatore. Ottenuto questo obiettivo dovrete bloccare di nuovo la frizione in azimuth e non toccare mai più il vostro movimento di altezza. Avete orientato in questo modo il vostro telescopio verso la stella polare e siete pronti per fare osservazione. Questo allineamento grossolano è sufficientemente preciso per permettervi di fare osservazione per tutto il tempo che vorrete. Quindi, per poter puntare il vostro primo oggetto, dovrete liberare le frizioni di ascensione retta, questo movimento, e di declinazione, che fino ad ora avevamo bloccato, e andare a cercarvi nel cielo, ovviamente dovrete conoscere gli oggetti, ma andarvi a cercare nel cielo il primo oggetto che vorrete osservare. Potrete farlo quindi con un movimento manuale. Una volta identificato l'oggetto, lo dovrete posizionare
all'interno del cercatore e, cercando di non muovere troppo il telescopio, andare a bloccarvi le frizioni di ascensione retta e declinazione. Una volta fatto questo, dovrete perfezionare il centramento dell'oggetto utilizzando queste comode manopole che vi permetteranno di muovere, in effetti, di fare correzioni su questi due assi, quello di declinazione e di ascensione retta. Porterete in un modo preciso l'oggetto all'interno del cercatore e successivamente in un modo ancora più preciso all'interno dell'oculare del telescopio. Fatto questo, non avrete più bisogno della manopola di declinazione, vi basterà soltanto utilizzare quella di ascensione retta per inseguire nel tempo il vostro oggetto fino a quando vorrete continuare ad osservarlo. Nel momento in cui vorrete cambiare oggetto, vi basterà di nuovo sbloccare le frizioni di ascensione retta e declinazione, spostarvi sull'oggetto desiderato, tornare di nuovo a centrarlo nel cercatore, bloccare le frizioni, perfezionare la posizione dell'oggetto prima nel cercatore, poi nell'oculare con le vostre manopole per la correzione dei due assi e di nuovo riprendere la vostra osservazione, poter fare una messa a fuoco accurata e da qui utilizzare sempre appunto soltanto la manopola di ascensione retta per continuare ad inseguire il vostro oggetto. Se avete fatto un allineamento polare abbastanza preciso, questo vi permetterà anche di assentarvi dal vostro telescopio per qualche minuto, ritornare e poter soltanto andare avanti, procedere nel movimento di ascensione retta per ritrovare esattamente il vostro oggetto all'interno dell'oculare di osservazione. Questo è un allineamento polare abbastanza semplice per montature manuali senza cannocchiale polare che vi permetterà di fare osservazione in un modo rapido e comodo. Se avete domande potete scrivermi in descrizione e contattarmi in privato. Iscrivetevi al canale, è gratuito se avete curiosità e se volete essere informati e aggiornati sui prossimi filmati e sui prossimi video tutorial. Noi ci risentiamo presto per un altro filmato dedicato all'astronomia amatoriale. Ciao!